Io mi chiamo Otto Bicciocca, mi candido per la lista civica, che in realtà è il patto civico con Ambrosoli presidente. Rea Sayed, lista del Partito Democratico a sostegno di Ambrosoli presidente. Ma la mia candidatura è il fatto di essere disponibile a servire. Vorrei servire la regione Lombardia, la regione che mi ospita da 36 anni. Io mi sono sempre definito un afro-lombardo, quale so di essere, mi sento di essere. È per questo che mi sono messo a disposizione del patto civico con Ambrosoli presidente, per essere utile e servire la mia regione. Mi candido per dimostrare che l'Italia di oggi è già diversa da quello che noi ci aspettiamo. Mi candido per far vedere che gli italiani di oggi sono come me. Faccio vedere una faccia dell'Italia che non si vede mai. Ma il mio programma si articola in tre punti, che sono anche complessi da spiegare. Il primo punto è la meritocrazia, il merito, perché ritengo che il merito sia il far meglio ciò che si sa fare bene, tenendo in considerazione le pari opportunità, perché il merito, abbinare il merito con il successo inganna, e questo è molto importante. E il secondo punto è, a mio parere, è l'imprenditoria emigrata, che si è dimostrato di essere abbastanza attivo, ha dimostrato di produrre il saldo positivo nella nascita delle imprese in Lombardia e di produrre anche posti di lavoro sostanziale. Trasparenza in regione, valorizzazione del lavoro dei giovani, pari opportunità e non discriminazione, accesso alla salute per tutti, tutela della salute di tutte le persone e diversità per la crescita. Il mio programma sono realizzabilissimi, perché sono 15 anni che mi occupo delle stesse cose. Andare in regione significa solamente cambiare ambito. Io cerco un ambito istituzionale dove realizzare ciò che ho sempre fatto. Stando nel consiglio regionale, lavorando nelle commissioni apposite. Ma io so che l'universo probabilistico parte da 0 a 1. Dentro questo universo accadono tutte le eventualità, ma io sono certo e convinto, determinato, e a dire che la realizzazione di questo progetto, cioè la implementazione di queste idee, potrebbe essere anche al 100%. Ne sono convinto, visto che ne faccio da 15 anni, cambiando ambito c'è maggior sostegno, c'è maggior realizzabilità, e sono sicuro che si realizzerà. 100%, perché sono tutte proposte molto concrete in cui basta la volontà politica e muoversi nella direzione giusta per realizzare. Non c'è nulla di irrealizzabile nel mio programma. Ma i giovani, io credo che quelle che dicevo prima, che la mobilità globale ha prodotto dei paradigmi. Quei paradigmi riguardano molto i giovani, perché il concetto di mobilità non deve essere un concetto che penalizza, ma deve essere un concetto che motiva il giovane al cambiamento, motiva i giovani a una, quelle che chiamo una forma di catarsis, una pessima coscienza collettiva che a volte proviene dalle nostre famiglie. Credo quindi che i giovani hanno l'aspettativa, e noi abbiamo il dovere di tracciare la strada e indicare una prospettiva futura dentro quale il giovane deve trovare la capacità e la possibilità di realizzare i propri sogni, attraverso anche la rettitudine morale. Quello che dico è la schiena dritta, pensieri nobili, perché solamente attraverso questo, e soprattutto il concetto del merito, fare sempre meglio ciò che sa fare bene, perché si sente di avere una vocazione nel farlo con vocazione, ma farlo con passione etica. Quella è la prospettiva in cui vanno i giovani. Chi si scosterà da questo perimetro valoriale, io credo che saranno le difficoltà a muoversi dentro l'ambito della mobilità globale, che è la prospettiva futura di tutta la società, in particolar modo della giovinezza. Preoccupante dei giovani in generale, perché siamo in un paese dove nel 2012, faccio un esempio, si è fatta una legge, ad esempio per gli avvocati, per i praticanti avvocati, che dopo la laurea sono costretti a lavorare 6 mesi gratis. Ecco, questo vale più o meno per tutte le categorie, cioè in Italia ai giovani serve una laurea per lavorare gratis. Preoccupa tantissimo. Quello che riguarda le seconde generazioni è ancora più preoccupante, perché questi ragazzi spesso non arrivano neanche alla laurea. Istruirli non sembra una delle preoccupazioni delle nostre istituzioni, quindi preoccupato per i giovani. Ma ai giovani propongo la correttezza, di avere un riferimento morale, di avere un perimetro valoriale dentro il quale si muovono, di avere la cultura della fatica, di non avere paura di muoversi, di andare altrove a cercare di realizzare i propri sogni. Devono fare prevalere le ragioni dei propri sogni sull'ad esempio l'idea di essere statico a casa, perché solamente questo può portare a successo quelli che loro pensano. Propongo una serie di politiche attive per valorizzare il lavoro dei giovani. Ad esempio, la regione deve attuare le linee guida che sono state firmate tra la conferenza Stato e Regioni.
dobbiamo fare queste linee in modo che non siano una politica per i giovani, ma possano essere viste anche come una politica dei giovani. Maggiore tutela per i giovani lavoratori, 550 euro di retribuzione minima per chi fa uno stage, tutele per vedere che questi stage siano finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, un numero massimo di stage per le persone che li fanno e un numero massimo di stagisti per le aziende che prendono stagisti, e tutta una serie di consultazioni per arrivare a dare qualche garanzia anche ai giovani professionisti, parlando con i rispettivi ordini professionali. Ma non c'è da valorizzare il ruolo culturale della seconda generazione, perché le seconde generazioni sono pluriculturale, hanno un'identità plurale, e la identità plurale non vuole assolutamente dire che vi sia una sovrapposizione identitaria, ma vuole semplicemente dire che c'è una sintesi, c'è una forma di ibridazione dell'identità. È quello il futuro, la ibridazione identitaria, e soprattutto la cultura plurale, che diventa anche l'antropologia della nuova generazione, che attraverso questo possono anche contaminare tutta la società che le si gira intorno. In tantissimi modi, soprattutto in vista dell'Expo, questi ragazzi sono, come dire, dei naturali, dei ragazzi che hanno competenze linguistiche che sono fondamentali, sono tutti ragazzi almeno bilingue. Ecco, perché non facciamo in modo, con delle politiche di inclusione, che questi ragazzi giochino un ruolo fondamentale in un appuntamento come l'Expo, appunto, creando contatti con i rispettivi paesi d'origine, giocando ruoli fondamentali, ricoprendo ruoli fondamentali in un appuntamento importante come l'Expo. Io credo che il rapporto di prossimità che hanno con loro, con loro amici, fa sì che vi sia una contaminazione diretta nel loro comportamento. Assimilano il comportamento degli altri e negli altri contaminano loro. E tutto questo sistema di contaminazione, di assimilazione comportamentale crea una ibridazione. Quella ibridazione, non ci sono più barriere, non c'è più giovane prima generazione immigrati, giovane seconda generazione immigrati, oppure gli italiani, perché l'ibridazione è un prodotto perfetto che sintetizza tutte queste cose, e in queste robe i giovani si trovano al centro. Serve la volontà di restituire la dignità al giovane, mettendo il giovane al centro del nostro pensiero. Questa è la prospettiva, quello è il mio piano anche. Dobbiamo fare in modo che anche le nostre istituzioni si internazionalizzino, ad esempio investendo tantissimo nella formazione dei ragazzi di seconda generazione. Questi ragazzi devono essere istruiti, devono poter accedere tramite sostegno delle istituzioni a quella che è l'istruzione di alto livello, perché negli altri paesi come Inghilterra, America, la conquista sociale degli immigrati c'è stata quando i figli hanno iniziato a ricoprire ruoli e professioni importanti. In Italia c'è questo blocco sociale che non riusciamo a spezzare. Ecco, io voglio proporre delle iniziative per cui ci sia un sostegno vero e proprio a livello economico per quei ragazzi che meritano di andare alle università, che sono bravi e che vogliono investire sul proprio futuro e sul futuro delle proprie famiglie. Ecco, le istituzioni si faranno carico di ciò che c'è da spendere per istruire questi ragazzi. Questi ragazzi, verrà detto, studiate, istruitevi, a tutto il resto ci pensiamo noi. Io credo che la regione Lombardia è una regione ricca, è uno dei quattro motori dell'Europa. La regione Lombardia non può pensare di guardare proprio un bellico, ma deve guardare oltre, perché i benchmark sono gli altri. E nel guardare oltre deve tenere in considerazione che i paradigmi sono anche diversi. Ma noi dobbiamo guardare oltre il perimetro della regione Lombardia, pur avendo anche un occhio di solidarietà verso la regione d'Italia, chi è indietro. Questa è la prospettiva. È un progetto di società che credo che i lombardi devono premiare, il fatto di considerare la Lombardia prima, non solamente la prima regione italiana, ma uno dei quattro motori quale dobbiamo competere con gli altri, ma ricordandosi sempre i nostri fratelli che sono indietro, le altre regioni che sono indietro. Ma noi non possiamo solamente pensare alle macro regioni solamente perché vogliamo, che questo diventa una maniera di schiacciare gli altri facendo proposte inaccettabili, come trattenere il 75% delle tasse in Lombardia. Bah, sono proposte un po' che lasciano il tempo che trovano, piene di demagogia. La prospettiva è diversa. Dentro questo percorso prospettico che dobbiamo stabilire e costruire il futuro della Lombardia che verrà. Che l'Italia, che la regione Lombardia può giocare un ruolo fondamentale e importante. Noi siamo l'Italia come paese, anche la Lombardia come spazio, come regione, coloro che hanno
assolutamente contribuito a formare, a far nascere l'Unione Europea, e adesso noi dobbiamo dare quello slancio di cui quest'Unione ha bisogno, sia a livello economico sia a livello sociale. Quindi le politiche regionali devono essere assolutamente in linea con quelle che sono le politiche dell'Unione Europea, ma non nel senso che ci dobbiamo allineare, possiamo anche dettarle queste politiche. Ma il rapporto Lombardia con il paese terzo mondo, oppure quella di fuori l'Unione Europea, è basato sulla cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo, c'è un concetto molto chiaro, da me molto caro, che è il co-sviluppo. Questo rapporto deve essere basato sui membri della diaspora, gli immigrati che provengono da quel paese, che sono in Italia, sono il miglior ambasciatore della cooperazione allo sviluppo, e cioè del co-sviluppo. E su questo noi, in Regione Lombardia, con la giunta Ambrosoli, dobbiamo puntare sulle nuove frontiere della cooperazione dello sviluppo attraverso la centralità dei membri della diaspora, che diventeranno e sono tuttora il miglior vettore della cooperazione dello sviluppo. Anche qui la Lombardia sta per ricoprire un ruolo fondamentale. In un appuntamento come l'Expo noi saremo il centro del mondo, Lombardia e Milano saranno al centro del mondo. Ecco, perché non facciamo in modo che quel mondo che è già al centro della Lombardia e di Milano per quell'occasione venga valorizzato? Tutte le imprese di stranieri che sono già presenti sul territorio devono poter in qualche modo far da ponte naturale tra le imprese già presenti sul territorio e i rispettivi paesi d'origine, sia comunitari che extracomunitari. Così faremo in modo che l'Expo diventi un appuntamento importantissimo, ma la cui ricchezza non va via col finire dell'Expo, ma arricchisca davvero quello che è il territorio della Lombardia. Quindi Lombardia al centro del mondo, ma valorizzando il mondo che è già al centro della Lombardia. Io credo che tutti dobbiamo andare a votare, perché si dice sempre: ma come mai questi devono ancora revincere, ce l'abbiamo avuto per 20 anni, dimenticando che l'abbiamo sempre noi votati. Questa volta si tratta di una svolta storica, bisogna svoltare pagina, bisogna andare a votare, perché il voto di ognuno di noi è determinante per cambiare rotta, dare una prospettiva diversa, anche perché dobbiamo rispondere alla nostra coscienza del voto che diamo a qualcuno, perché è un rapporto di fiducia. E dobbiamo essere in grado di questionare quella persona perché risponda a come ha usato la fiducia che le abbiamo dato in bianco. Allora io chiedo che si vada a votare, che si vota Ambrosoli, perché il cambiamento è vero, e che se vogliamo votare anche il nuovo cittadino, un emigrato, basta scrivere 8, che credo di essere la miglior scelta. Ah, votate Rea Sayed, ragazzi. Io mi candido non avendo voto neanche dei miei genitori, perché sono ancora stranieri. Beh, dimostriamo a tutti che lo spread sarà soltanto di 2 voti, ma che io sarò davanti. Votate Reas Sayed alle regionali, andate sulla scheda verde e scrivete Reas, R-E-A-S. Grazie.